Amici di Stenerd, amici del Romix 2021, questa è la prima volta che abbiamo l'opportunità di avere come ospite una grandissima del fumetto italiano e anche internazionale come Elena Casagrande. Benvenuta. Grazie a tutti gli amici di Stenerd. Grazie, anche se l'abbiamo sequestrata in un periodo in cui è anche un po' chiusa, quindi mi dispiace, adesso beh, ti libriamo. Non è anche il periodo più felice per esserlo. No, quindi. No, esatto, infatti mi immagino gli stand, i ragazzi, ti devi giustificare esatto. Costantemente. E abbiamo anche una special guest, esatto. Che non sappiamo il suo nome, ma tra poco lo sveleremo alla fine. Questa può essere un'esclusiva per una news, un articolo. Allora, no, per quanto riguarda invece le domande... te oramai sei la matrigna di Black Widow. Addirittura, sì, no, sì, no, sì. Non ti permetteresti mai. No, però la tua serie ha vinto anche un premio importante nel 2021 come Leitner. Le emozioni, questa è una domanda super basic, però presumo che sia un premio che un po' ti ha scaldato il cuore. Sì, beh, sicuramente mi ha commossa. Ok. E le emozioni sono state di sorpresa perché io davvero lo dico sempre ma non me l'aspettavo. Cioè è già stata una sorpresa la nomination, addirittura vincerlo sapendo con chi stavo in competizione, certo. È stata una super sorpresa e poi la commozione che io ancora oggi me lo guardo e non ci credo perché da quando ho cominciato a avvicinarmi a questo mestiere, quindi durante gli anni di scuola, questa Eisner era proprio l'apice, il top, certo. No? E quindi adesso vedermelo là vicino non riesco a capire neanche come, cosa ho fatto. Vabbè, tra poco aspettiamo le doppiette, dovrai fare anche qualche certo, altro premio. Sempre più in alto. Certo, bisogna puntare sempre più in alto. No, te l'hai vinto comunque con una serie importante come quella relativa a Vedova Nera, Black Widow. La cosa che mi affascina è, te ti sei ritrovata a disegnare un personaggio che negli ultimi anni è stato profondamente influenzato dalla transmedialità, dai film, mm-hmm. con Scarlett Johansson. Nel tuo immaginario, quanto ha influenzato l'opera tua cartacea, la figura della Johansson o comunque i film della Marvel? Zero, discostata totalmente. Sì, allora praticamente la serie era in programma che uscisse in contemporanea al film. Al film, l'ultimo ovviamente spin-off, era certo. Una mossa di promozione che andava coordinata così. Poi è successo quello che è successo, abbiamo cercato di rimandare fino a che fosse stato possibile avere il film nelle sale, ma alla fine siamo usciti separati. Sì, perché però c'è mi stata la posticipazione esatto. continua da esatto. parte di Disney. Però alla fine mi sa che abbiamo tutti e due comunque sono andati bene. Quindi. Beh, decisamente! quindi niente, i due progetti sono stati lavorati e pensati separatamente. Okay. Diciamo c'è stato un coordinamento soltanto a livello promozionale. Ok. Quindi il mio lavoro non ha influenzato assolutamente il film, ma il personaggio su pellicola un po' ha influenzato comunque me. Non c'è stata una direttiva specifica da parte dell'editor di prendere ispirazione dal cinema, però alla fine, anche se non l'ho fatto ricercandolo appositamente, inconsciamente comunque ho preso ispirazione anche da là. Certo. Hai seguito comunque l'evoluzione nel Marvel Cinematic Universe, non so se sei appassionata dei film, se lo puoi dire o meno, evitiamolo. Esatto, Ben. L'evoluzione, sì, 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 certo, okay, certo, okay, dal okay. secondo Iron Man in poi. Certo. C'è stata una parte di quella Vedova Nera che ti ha un po' influenzato, ispirato maggiormente? Ma guarda, non una in particolare, perché io alla fine mi focalizzo sempre sulle scene di combattimento. Ok. Quindi alla fine mi è rimasto impresso il suo stile, soprattutto quello senza armi da fuoco, quando combatte nel corpo a corpo. Corpo a corpo. Okay. Poi se vogliamo parlare di capigliature... Beh certo, quelle sono iconiche oramai. Cominciamo a focalizzarsi sugli ultimi film. Certo. No, invece per quanto riguarda la tua carriera artistica, te ti sei confrontata con un quantitativo di studi importantissimi, tutti super variegati. C'è una tipologia di approccio al lavoro che è più consona alla filosofia tua, di come
ti approcci al fumetto, c'è una realtà tra le varie DC, IDW, Boom e quant'altro che magari è più consona alle tue tempistiche, al tuo modo proprio, al tuo modus operandi? Ma allora, guarda... Senza metterti in crisi per poter rispondere con... Adesso arriva Marvel, allora, prende Lightner. No, è che praticamente io sono sempre stata abituata a dover essere io quella che si adatta alla realtà, al progetto lavorativo su cui si trova a stare. E quindi non è che ho tirato su una filosofia del mestiere. Okay. È più che altro che mi sono trovata meglio su un mercato piuttosto che su un altro, quindi nonostante le consegne strettissime mi trovo meglio, poi idealmente, perché comunque l'esperienza in Italia è pari a zero rispetto a quella che ho fatto all'estero, però idealmente mi continua a piacere di più comunque il mercato americano. Okay. Sia perché vedo che c'è più libertà espressiva, più possibilità di cambiare velocemente, sia perché è brutto dirlo, però ti permette di avere un feedback più immediato da parte del pubblico. Ah, ok. Perché le uscite sono più veloci. Ok. E quindi sì, diciamo che questa commistione di interessi me lo fa piacere di più, però se dovesse capitare di avere un'altra tipologia di impostazione lavorativa, ti riusciresti ad adattare senza difficoltà? Non lo so, però okay. Non direi di no all'inizio. Hai fatto un po' di tutte le esperienze, quindi hai detto perché no, diciamo. Esatto. Hai parlato del feedback con il lettore, quindi un po' viene influenzata, ti piace ascoltare quello che pensano i lettori, non sei una di quelle che dice no, ok, vado dritta per la mia strada, indipendentemente da cosa piace, può piacere o meno al pubblico? Ma io penso che la parte, il riscontro del pubblico in un mestiere come il mio, ma anche a livello sia artistico che facciamo industria di intrattenimento, sì, certo, sia importante, perché la comunicazione è alla base del mio mestiere, quindi se non riesco a comunicare, se lo comunico male, se comunico altro rispetto a quello che devo comunicare, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi sapere cosa è arrivato, come è arrivato, a me ovviamente mi aiuta a migliorarmi. Certo. A capire come devo correggere il tiro, anche subdolamente capire cos'è che vende di più piuttosto che quello che vende di meno. Però sono tutte, sono tutte cose che mi interessa sapere, perché comunque mi fa piacere che chi usufruisce del prodotto possa divertirsi. E poi lavorando con Marvel ti ritrovi a dover camminare sui gusci d'uovo, perché ovviamente sono personaggi iconici. Sì, infatti la mia prima esperienza Marvel non era stata molto come dire, rilassante a livello di stato mentale, e m'ero un po' spaventata, però poi ovviamente parlo del 2005 quando stavo su Hulk Rosso, sì. No, 2009, e l'esperienza mi ha fatto capire come affrontare determinati problemi che avevo all'inizio. Oh, okay. E poi ecco, ho trovato su questo, ho trovato terreno fertile su Black Widow, perché praticamente la supervisione dell'editor è stata non particolarmente pressante, cioè non avevo dei canoni super specifici da seguire. Okay. Sia l'editor che la sceneggiatrice mi hanno, tra virgolette, lasciato carta bianca. Un sogno oddio, preferisco avere un po' più di linee guida. No, ovviamente carta bianca non è proprio fai quello che bip ti pare. Okay. Mi davano un po' delle direttive, però io tra una direttiva e l'altra mi giostravo benissimo. Ok. E per quanto riguarda sempre Black Widow, poi ti sei ritrovata a collaborare con Kelly Thompson. Sì. Com'è stato? Perché comunque parliamo di una grande, sì, affiancata da una grande, possiamo dirlo, da una casa grande, possiamo dirlo. No, ieri c'era Pera, ha tirato fuori delle freddure peggiori, tranquilla. Okay. Siamo pronti a tutto ormai. Allora, io praticamente quando ho ricevuto la proposta,
conoscevo Kelly perché aveva lavorato con Stefano Caselli. E quindi per capire o no se accettare o no la proposta, siccome io lavoravo in DC in quel periodo, dovevo valutare diverse cose, tra cui com'era lavorare con Kelly. E ho indagato. Tra colleghi ho indagato, non per escludere il progetto, ma più che altro per capire che cosa mi sarebbe aspettato. Certo. E ho ricevuto solo pareri positivi, quindi ho detto va bene, posso, perfetto. E poi lei, di persona non ci siamo mai conosciute, però lei per email è una persona squisita. E il bello delle sue sceneggiature è che sono, tra virgolette, semplici, nel senso che le leggi e sai esattamente quello che io so esattamente quello che devo disegnare. Ok. Quindi è proprio, il lavoro è facile, cioè tra virgolette è facile, perché effettivamente leggendo, avendo le immagini che scorrono facilmente, non ho questo grande ostacolo da dover superare. Lei è super collaborativa, nel senso, se ho bisogno di qualcosa, un dubbio, una reference, okay, lei è sempre disponibile, e quindi è fantastico lavorare con Kelly. Ma hai messo anche un po' bocca a te sulla sceneggiatura? No. Okay, no, però vorresti? No, però su alcuni punti mi sono posta la domanda, però non l'ho mai fatta a lei, se quelle cose che aveva messo in sceneggiatura fossero state scritte per me o le avrebbe messe a prescindere. No, però è un numero che ancora non è uscito. Ok, ok, va bene, va bene. No, aspetta, perché? Non, così, perché? Per curiosità, perché si potevano sposare meglio con il tuo stile, quelle cose di secondo me sì, perché a un certo punto ci si ritrova in diverse scene, mm-hmm, che praticamente continuano il punto di forza che abbiamo portato avanti fino adesso, che sono le scene d'azione, sì, però altri tipi di scene che sono, chiamiamole, quelle drammatiche, mm-hmm, cioè quelle un po' come quelle alla fine del primo volume tra, sì, lei e Winter Soldier, che questa volta lei, Kelly, me le ha sottolineate. Okay, va bene. E per quanto riguarda, adesso hai citato Winter Soldier, hai già lavorato anche con altri grandi personaggi della storia di Marvel e DC, hai anche con Doctor Who, con il, esatto, dottore, c'è un personaggio dell'immaginario che vorresti assolutamente a tutti i costi? Se domani ti venisse data l'opportunità, ok, puoi disegnare chi ti pare, ce n'è uno? Sì. Vai. John Constantine di Hellblazer, però una volta. Solo una volta. No, nel senso, quello di una volta. Ah, ok, va bene. Sì, quindi è un sogno, diciamo, un po' sfumato, perché purtroppo le ultime linee editoriali non mi ingranano più come quelle proprio originali della vecchia Vertigo, però okay, mi è rimasto qui di disegnare il Blazer. Poi oltretutto un personaggio che non sta nemmeno venendo troppo sfruttato cinematograficamente, che si parlava anche, no, della Dark Justice League, oltretutto. No, sì. E se dobbiamo parlare di come sfrutta la DC. No, non mi espongo, non so se magari il DC volesse mai mandarci un suo disegnatore, parleremo ovviamente benissimo di tutte le falle del sistema. E la scuola italiana, invece, parliamo della scuola italiana, sta producendo sempre più artisti che vengono immediatamente notati dal mercato americano. Uno degli ultimi, penso anche su testate un po' rivoluzionarie, fuori dagli schemi, penso anche a Dimeo con Power Rangers e Mutant Ninja Turtles. Perché secondo te c'è stata una consapevolezza, un'evoluzione in questi anni dello stile italiano, del fumettismo italiano? C'è stato qualcosa che ha permesso uno switch così, o è stato magari i grandi italiani che erano già presenti nel mercato e hanno un po' aperto la strada? Allora, ora ti dirò una cosa che mi fa sentire tanto 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 vecchia, perché no, questa cosa, vai, me la dicevano a me
quando io andavo a cercare lavoro si parlava, cioè c'era, ricordo che la prima convention a New York che feci c'era Camuncoli, okay, Burchielli, D'Auria, insomma Caselli. Caselli. La prima ondata, ok? Sì, sì, sì. E si parlava, cos'è questa ondata di italiani? Ok. Okay? Io tra virgolette, diciamo, quelli che si proponevano come me in quel periodo saremmo stati la seconda, però queste ondate secondo me non sono mai smesse, cioè, okay, non hanno mai cessato di essere viste dal mercato americano. Ok. Forse adesso è che in Italia sono aumentati proprio statisticamente le scuole, i ragazzi che vogliono intraprendere questo lavoro, i ragazzi che possono e riescono a farlo, mm-hmm, quindi chi effettivamente non si ferma alla fine dell'anno scolastico ma continua e prova finché non ci riesce. Ok. E secondo me l'impostazione che comunque abbiamo sempre avuto da generazione in generazione è sempre quella di mettersi in gioco e lavorare sodo, e forse questo è quello che viene apprezzato. Quindi fondamentalmente Casagrande docente a un neofita direbbe mettiti in gioco. Assolutamente sì. È questo il testa bassa, lavoro e mai arrendersi ai primi rifiuti. Perché ce ne saranno. Assolutamente sì. Tanti, soprattutto nel mercato. Oddio, nostro. Tanti, dipende. Nel mercato nostro. Dipende, è che uno deve sapersi adattare, perché nel bene o nel male fare fumetti ti comunque dà la possibilità non solo di fare quello specifica fase lavorativa. Cioè, se io mi propongo, okay, come artista, però mi capita un lavoro come, che so, inchiostratore, sono agli, certo, inizi. Okay. Accetto tutto. Non sapendo mai come le cose possono evolversi, io dico sempre, ragazzi, voi cercate di proporvi per quello che fate allo stato attuale delle cose, okay, accettate sempre tutte le critiche e i consigli dei professionisti che vi trovate davanti, però cercate anche di scendere a compromessi con voi stesso in base alle occasioni che vi si presentano, perché soprattutto all'inizio fare gavetta, fare, non dico curriculum perché nel nostro settore curriculum è un po' una cosa un po' relativa, non sai mai come, dove ti porta lo step successivo. Okay. Io per esempio ho cominciato facendo assistente alle matite, poi sono passata alle chine, poi a inchiostratrice e così via dicendo. La gavetta vera, comunque, esatto, artisticamente bottega parlando, proprio, si può, sì, da bottega, da bottega. E invece stilisticamente, artisticamente parlando, ci sono delle figure di riferimento che hanno magari ispirato anche te? Sì, a periodi, nel senso che io innanzitutto sono partita dai manga, sono arrivata a scuola di fumetto che leggevo solo manga. Sì? Sì, sì, sì. Tipo? Tipo un sacco di shoujo, quindi che ne so, Sailor shoujo, Moon, okay, vabbè, i grandi tutte classici, le Clamp, certo, la Fuyumi Sourio, certo. Di shonen leggevo City Hunter, sì, Spriggan, okay, insomma un po' di roba. E beh, perché One Piece in prima edizione, pensa quanto sono vecchia. Ma no, non sei saggia. Saggia. Saggia, ma siamo tutti saggi qui, siamo dentro, saggi. Ci stai sottovalutando. Okay. Probabilmente. No, immaginavo gli shonen, perché se sei amante comunque anche del disegno dei combattimenti, qualcosa, sì, ci doveva essere. Sì, sì, sì. Okay. E la prima edizione del manga di Evangelion, la prima edizione dell'Immortale, mamma mia, che brutto prima edizione, la prima edizione dell'Immortale. Cambiamo, insomma, domanda. Tutte queste cose, sono arrivata a scuola così, okay, che disegnavo solo così. E quando ho fatto scuola io, diciamo che lo stile giapponese non aveva spazio a livello, beh, certo, europeo, occidentale. Quello che poi sarebbe diventato l'euromanga era proprio agli inizi, perché usciva in quel periodo Sky Doll di Barbucci e Caneva. Ok, ok. E quindi mi è stato detto, se vuoi lavorare devi cambiare, va bene. E io là ho aperto la porta del mercato americano, quindi ho cominciato a leggere
cioè mi sono messa sotto con i fumetti americani e lì ho conosciuto autori tipo Risso, Frusin, Mignola, cioè all'inizio io proprio andavo su bianco e nero. Infatti mi hai citato solo così. Andavo pesantissimo in bianco e nero. E poi piano piano che conoscevo altri, a periodi mi facevo influenzare da chi venivo attratta di più. E anche adesso ci sono delle influenze pop che magari ti ispirano? Sicuramente mi è rimasto il linguaggio manga, che infatti su Black Widow ogni tanto ci infilo, tra espressioni, anche le scelte di regia. O i grigi, che adesso stanno andando tantissimo, i vecchi retini sono tornati di moda. E adesso vengo influenzata da... E questo è un lapsus. Tantissimo da altri media, quindi dal cinema e dalle serie TV. Ok. Allora, io purtroppo ho poco tempo per leggere. Non te ne facciamo una colpa, tutti quanti siamo sulla stessa barca, oramai nessuno può stare dietro anche alle serie che sono 3000. Esatto, quindi ho le mie letture che faccio molto lentamente, quindi se lo script che mi trovo davanti mi evoca qualcosa me lo vado a ripescare. Ok. Se no difficilmente riesco a stare al passo per carpire da... l'ultimo prodotto cosa mi potrebbe piacere e rifarlo mio. Però mentre lavoro ascolto tantissimo film, certo. Serie TV, e l'occhio mi va sempre che so, scene di combattimento, tagli speciali. Torni sempre a casa. E quindi alla fine sì, le maggiori influenze oggi come oggi sono a livello proprio di schermo. Ok. Infatti anche la prima splash page di Black Widow, la prima cosa che ho pensato quando ho letto sceneggiatura è di rifarla come la piano sequenza di Daredevil. Okay. Della prima stagione. Ah ok, certo. Quello del corridoio. Sì, che ha due scene in Daredevil, piano sequenza, l'altra invece è la della prigione. Esatto, sì. E poi da lì, diciamo che quella delle doppie splash è stata un po' sia un lasso di briscola che una mazzata sui piedi, perché in sceneggiatura non c'era scritto niente, cioè c'era scritto semplicemente quello che doveva accadere, ma non come. E quindi io sul primo numero ho detto ok, qui posso divertirmi. Solitamente le doppie splash, le splash sono quelle che vengono chiamate un po' money shot, cioè quelle che attraggono certo. E quindi vendono meglio il prodotto. Quindi era quella sulle pagine su cui dovevo buttare il massimo del numero. Come faccio, come non faccio, ci sono stata un po' a pensarci e poi sono riuscita a fare ad avere quella soluzione là, che è piaciuta talmente tanto che ovviamente già il numero dopo mi hanno detto questa è la doppia di questo numero, facci vedere Elena cosa tiri fuori stavolta. Ok. E adesso... là sotto tutti i piani sequenza della storia del cinema action. No, adesso la scommessa è trovare ad ogni numero una modalità diversa di fare, di raccontare, per non annoiare, perché sennò già il lettore già saprebbe cosa. Ah, perché si aspetta, dici che si aspetta quello che magari già ha già esatto, visto. Esatto, okay. Cioè effettivamente è noioso pensare ok, questa è la doppia fatta così. Ok, quindi ogni numero devi cerco di trovare rinnovare. Un'ispirazione diversa, sì, quindi c'è già il secondo numero a livello di impostazione è molto più fumettistico. Okay. Viene sfruttata soltanto la grafica della ragnatela. Il terzo numero prendo spunto e omaggio un maestro del fumetto italiano come Gianni De Luca. Okay. Molto, molto di più rispetto a quello del primo numero. Poi ci sono ispirazioni appunto dal cinema, però
dalla storia del cinema, perché praticamente per una doppia splash ero stata da poco al Museo del Cinema di Torino. Ok. E che faccio, che non faccio? Mi sono fatta influenzare dai giroscopi, i primi cinematografi, quelli che praticamente girano veloci con tutte quello che sta alla base dell'animazione, sì, praticamente. Sì. E quindi mi sono fatta sta doppia con 64 vignette, tipo frame by frame. E poi ovviamente cerco anche altri autori di fumetto a cui ispirarmi, insomma ogni volta è una bella sfida. Sì. È un bel melting pot artistico, sì, culturale, che devi prendere, mettere, sì, esatto. E scandagliare bene il mercato. L'ultima cosa, prima di liberarti e permetterti anche di un attimino salvarti dalla congestione, c'è un clima gelido, prima stavo morendo di caldo qui. No, ieri abbiamo assistito, grazie anche alla nostra Francesca Torre, a un panel dedicato all'evoluzione della figura femminile nel fumetto. Oramai è un tema che sta diventando anche trito e ritrito, però ovviamente ha la sua importanza perché sono figure che vanno anche contestualizzate nel mondo del comics. Secondo te c'è una maggiore consapevolezza, quello senza alcun dubbio, credo, ma che strada sta prendendo il comics, soprattutto quello americano? Allora, innanzitutto è un tema necessario. Esatto. Purtroppo è ancora necessario. Il comics americano, diciamo che per adesso fa un po' il paraculo. Nel senso che... Nel senso che fa quello che è necessario per il politically correct, ok? Fa le cose in maniera corretta, ma non approfondisce qual è la tematica da risolvere. Quindi ti offre lo spunto, però poi è il lettore che deve capire perché, oltre a ovviamente il soggetto donna, perché questa minoranza è rappresentata così, perché questo personaggio parla così, perché c'è questa coppia piuttosto che quest'altra. Okay. Io comunque la ritengo una cosa positiva, perché almeno è già qualcosa. È già qualcosa. Okay. E secondo me, o almeno spero che sia soltanto la prima fase di un passaggio verso effettivamente un mercato più che riconosca ufficialmente ogni tipo di inclusività. Okay. Sulla figura femminile penso che quasi ufficialmente sia abrogata la sessualizzazione della donna che c'era nei fantastici anni 90. Esatto. E anche se comunque autori magari di vecchia data, sì, oramai comunque ancora marcano la mano, però la ecco, firma loro, il loro stile, esatto, è difficile anche dopo 50 anni di carriera, esatto, presumo, certo, esatto. Quindi però, sì, cioè, esatto, bisogna contestualizzare l'autore, esatto, il prodotto e via dicendo. Ora siamo nelle mani di Casagrande, oramai siamo nelle mani, nelle chiene di Casagrande. Benissimo, intanto ti ringrazio, è grazie stato un voi piacere. E ci avevi promesso che avremmo avuto... Ah sì, allora lui ho deciso adesso che si chiama Oldi. Oldi? Oldi. Perfetto. Un saluto a tutti gli amici di Stenerd da Elena Casagrande, soprattutto, più importante, da Oldi. In verità c'ho un microfono, ho suggerito lui le risposte. Ah, beh, molto bene. E, ci vediamo al prossimo Romix e niente, ciao a tutti. Ciao.